Cosa faccio con l'ukulele? Veramente lo faccio davvero. Senti qua. Dammela uno e si parte. Basta, io ho finito l'ukulele, questo devo fare, cioè, cosa t'aspetti? Facciamo così, mettiamoci un po' di ritmica, perché sennò l'ukulele basta, è un po' una cacata di cazzo. Volevo dire, è bellissimo, è fantastico questo bellissimo suono, sposto un pochino a destra per fare una cosetta che ti piacerà, senti qua. Armonica a fiato d'Egitto, te lo do io l'armonica. Ci aggiungiamo un beat proprio leggero di... Aspetta, sì? Lo so che ti sta un po' sulle vaie, perché è un troppo scontato forse, ma noi cerchiamo di renderti... Ti farò amare l'ukulele, scommetti? Dai, vedrai, ti piacerà, veramente. Fidati. Fantastico, se lo abbini a un bel basso distorto. Mamma mia quanto ci sta da Dio, senti che bel combo.
ma aspetta, questo sarebbe la lallara in chat, ma io ti licenzio. Prima ti dimezzo lo stipendio, poi ti licenzio. Ci posso credere, ma vabbè. Se l'avevo, se l'avevo detto che ti sarebbe piaciuto, Abby, vedi che rivaluti l'ukulele. Ti do le parole, te le puoi copia incollare. Aspetta. Ecco, Naima, però è il momento giusto, non a cazzo di cane quando il ritornello è finito. Cioè, ma dai! Guarda, io non. Dicevamo. We'll ride through the city tonight. We'll see the city's rebuck sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. The stars made for us tonight. Ciao Natasha, bentornata. Sei pronta a lallare? Ti spiega tutto Naima, lei ha capito tutto, ti passa gli appunti. Tanto ormai. Non è ancora il momento, aspetta, faccio io un segno. Oh, the passenger. Oh, how you ride. Oh, the passenger. And he rides, non era quello il segno. He looks through his window. And what does he see? He sees the bright and hollow sky. It seems the stars come on tonight. It see the city's red back side. Sono tre. I see the winding ocean ride. Quattro. And everything was made for you and me. Everything, quattro cose. And all of it was made for you and me. And it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. Adesso, cazzo, adesso vai. Sì, adesso è. Grazie Carci, ciao Grimmy, bentornato. Questa cosa che faccio sulle corde, pizzicarle, e loro suonano, guarda, è una magia, guarda, ma tu fai. Oppure anche fai. Ma che cazzo, ma tutti qua adesso? Sentiti, c'è questa storia di questo tipo che andava in giro e narra presso poco così. Senti un po'. Are you the passenger? Are you right and you right? I see things from under glass. It looks through his window side. I see the things he knows are his. I see the bright and hollow sky. I see the city's clear at night. I see the stars are out tonight. And all of them is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride and ride and ride and ride and ride. Say it loud.
adesso ti piace l'ukulele. Il pulsantino è un kill switch comunque, c'era anche scritto nella descrizione di Arm Rockman. Fa un po' too much information, specialmente se magari non sei del settore, però sì, è un pulsantino che ammazza il segnale, come se fosse una gag ball per chitarre, automatica però. Ma quanto Straffix, questo weekend io e la mia creatura abbiamo preparato l'impasto per la pizza usando per la prima volta la farina Manitoba numero 0, la numero 0 proprio, quella che tu mi hai detto di usare, la 0, e non so se era bias di conferma o pareidolia o qualche altra cosa del genere, ma mi sembrava più buona la pizza, lievitata meglio, aveva un impasto veramente serissimo. Johnny Vibot, guarda, un nome, una garanzia. Garantisco per lui. Salutation, you know. Oh, guarda, c'è un kill switch anche qui. Chi l'avrebbe mai detto? Non ci posso credere. Come l'ho fatto? Basta, non so, farsi il culo. Fondamentalmente la farina zero è più forte. Con il sale crea una maglia glutinica più forte che incamera più aria e risulta anche più leggera.